Signori di Level Up, la smettiamo di fare uscire cose nuove quando io faccio i video? Anzi no, continuate, contattatemi, mi raccomando. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. Come al solito mi sto ad assaggiare, ma a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Neanche qualche settimana fa avevo provato un gusto che avevo lasciato da parte perché avevo altri gusti che volevo finire prima. Neanche qualche giorno dopo hanno fatto uscire due gusti nuovi con l'offerta del 2x1. E dici, ok, i gusti nuovi li ho praticamente già finiti, è il momento di provare qualcos'altro, se non fosse che questo è rimasto qui. Doveva essere una bella scena, ma ha rovinato tutto il cartoncino, che tra l'altro è arrivato un po' devastato questa volta, ma penso sia colpa del corriere. Non perdiamoci inutilmente in chiacchiere e apriamo già la nostra bustona. Questi li teniamo da parte perché quando facciamo le spedizioni per qualcosa sono sempre comodi. E i nuovi gusti che hanno tirato fuori sono una rivisitazione di due gusti molto famosi di Level Up. Gusti che ne ho assaggiato solo uno dei due, e dopo averli visti ho subito pensato a Fallout. Ho detto, questi due gusti sono veramente nucleari. Ok, a parte le battute scontate, questi due sono i due gusti Nuke Dragon e Nuke Galaxy. Esatto, Galaxy l'abbiamo già provato qui sul canale, come avete potuto vedere, mentre Dragon era uno di quelli che mi aveva ispirato, ma che poi ho lasciato un attimo da parte per dedicarmi ad altri gusti. Questo appunto, come vi stavo dicendo, è la rivisitazione dello Shiny Dragon. Io ho puntato più alla Shiny Feather e alla Shiny Fox. La Shiny Fox, tanta roba. Il Feather non era nel mio gusto perché, come ho detto, il mandarino, diciamo, non mi fa impazzire. Però la rivisitazione di entrambi i gusti è aggiungere Nuke, ovvero uno degli ingredienti nella Dunke Edition, che è il lime. E come sapete, io il lime e il limone veramente divento scemo. Quindi abbiamo lici e lime e lime, acai e blue raspberry. Per quanto vorrei iniziare da questo, sono più incuriosito da questo qua prima. A questo giro prendiamo il nostro shaker trasparente perché appunto vorrei farvi vedere i vari colori. E come sempre sulla scatola e sul sito c'è sempre consigliato di non abusare di queste cose, di al massimo una al giorno e di non andare oltre al dosaggio consigliato, che è quello di un cucchiaino già presente all'interno. Apriamo la nostra acqua, la versiamo dentro fino appunto al segnalino, ecco qui. Che poi oggi ho scelto questa maglia iperverde che non la posso mai usare nei video per il semplice fatto che quando uso il green screen questa scompare, rimangono solo le scritte e le linee nere. E siccome era una roba nucleare ho scelto o una roba verde oppure una maglia di Fallout. Penso che quella di Fallout la mettiamo domani quando proviamo la prossima. Togliamo la plastica. Ecco qua. E i delfini ringraziano. Apriamo il nostro vasetto. E la Madonna. Iper chiuso. Ecco qua. Togliamo la pellicola. E sentiamo già l'odore. Allora, il lici è uno di quei frutti molto particolari. O ti piace o non ti piace. Ha un sapore molto dolce il lici, liquido, non so effettivamente cosa aspettarmi. Dal lime, bene o male, certo che so cosa aspettarmi. Come potete vedere, a questo giro abbiamo una polvere biancastra rosina. Prendiamo un cucchiaino, la versiamo nella nostra acqua senza disperderlo. Ecco qua. Allora, il colore è rosa, ma quando lo metti nell'acqua ci sono dei piccoli colori blu, diventa verde e il rosa scompare. Sembra acqua nucleare veramente. Siamo davvero su Fallout, quindi. Chiudiamo per bene il nostro tappo. Ecco qua. E diamo una bella shakerata. Non ti aspetteresti mai che una polvere rosa inizi ad essere di questo colore. Non è molto rassicurante, però magari il sapore è meglio. Ecco qua. Veramente sembra l'acqua che trovi nelle bottigliette in Fallout. Allora, l'odore è molto pungente, ti arriva proprio dritto nel naso. Senti sicuramente l'odore del lime, quello. Ed è difficile non sentirlo. Però il sapore è quello che a me interessa di più. Allora, come mi aspettavo, il lime è acidino. Però
ti aggiunge quel tocchino proprio leggero che non ti distrugge nulla del lici, che appunto, come dicevo, è un frutto di quelli che o ti piace o non ti piace. In questo caso, vuoi che sia il lime, vuoi che sia appunto da bere, non mi dispiace. Anche se, come ho detto, la punta di lime che senti di più appunto del lici ti fa percepire molto di più il lime. Quindi il Nuke Dragon direi che ha passato il test. Proviamo domani il Nuke Galaxy. E vuoi che il verde sia anche il mio colore preferito? Ma il drago così? Wow, veramente stupendo. Rieccoci dopo che è passato un giorno dal Nuke Dragon. E come vi avevo detto, la maglietta di Fallout è d'obbligo oggi. Se comunque con il Nuke Dragon non ho avuto nulla da ridire, oggi proveremo appunto il Nuke Galaxy. Come vi avevo detto, il Nuke Galaxy è una variazione del Galaxy, un gusto che abbiamo già provato e che, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto. Quindi spero che il cambiamento con il Nuke non rovini questo sapore. Apriamolo subito. Apriamo nuovamente la nostra bottiglia d'acqua, la versiamo qua dentro, ecco fatto. Apriamo il Nuke Galaxy e sentiamo l'odore, ecco qua. Allora, l'odore è chiaramente, ovviamente, molto simile al Galaxy. Anche il colore, come vedete, è sempre rosato, anche se mi sembra un pelo più scuro rispetto a quando l'abbiamo provato qui. Ed effettivamente mi ricorda molto di più una chewing gum a questo giro. Ma magari mi sa che l'ho detto anche l'altra volta. La madonna, quanto è grosso sto cucchiaino. Prendiamo sempre un nostro cucchiaino, lo versiamo all'interno e, come vediamo, sta diventando sempre più violetto. Buono l'odore. Il Galaxy effettivamente è stato uno dei migliori, è stato uno di quelli che mi è piaciuto sul serio. E diamo una bella shakerata a questo giro. Oh, io me lo ricordo il Galaxy, il primo giro che l'abbiamo comprato era molto più chiaro. Poi magari mi sbaglio io. Un'ultima bella shakerata e apriamolo. Allora, l'odore di chewing gum, come dicevo, in polvere, è cambiato, come sempre. Ogni volta che lo apri e ogni volta che lo inserisci nell'acqua, l'odore cambia. Il sapore però è sempre quello che ci interessa. Come sempre, si sentono moltissimo i frutti dolci. A questo giro, a differenza appunto del Nuke Dragon, la punta di lime, che dovrebbe dare un tocco acidino, è molto molto più leggera, non va a sovrascrivere gli altri sapori e soprattutto è un gusto in più che senti, ma che appunto non è di troppo. Se devo scegliere fra i due, scelgo il Galaxy, perché come sapore già mi era piaciuto. Nulla togliere al Nuke Dragon comunque. In conclusione, i due gusti Nuke sono un'aggiunta carina sicuramente alla famiglia dei gusti. C'è chi probabilmente preferirà quelli originali, però devo essere sincero, non mi posso lamentare. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Voi avete comprato qualche nuovo gusto? Scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Come al solito vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!